Ciucco è un'azienda che è nata con l'innovazione, facendo innovazione, e per 60 anni è vissuta di innovazione. Noi abbiamo circa, stiamo per raggiungere i 3.000 brevetti internazionali, probabilmente il prossimo anno li raggiungeremo, a dimostrazione del fatto che senza innovazione Ciucco non sarebbe quello che oggi è sul mercato. Innovazione non solo di prodotto, naturalmente, ma anche di servizi, nel senso che essendo il nostro un business che passa attraverso la trasformazione del nostro cliente, tutto quello che noi facciamo in termini di innovazione di prodotto deve essere poi trasformato e proposto al mercato in modo innovativo. E quindi anche in questo noi siamo sempre a fianco ai nostri clienti per proporre soluzioni innovative sia in termini di metodologia di lavoro e di trasformazione del prodotto, ma anche di metodologia e di modi di proporre il prodotto al mercato. Pensando poi agli ultimi anni e all'innovazione che l'azienda ha introdotto nel mercato negli ultimi anni, ad esempio, noi abbiamo investito nella motorizzazione, per cui ogni nostro serramento di qualsiasi tipologia può essere movimentato da meccanismi automatici, e abbiamo, collaborando con la Mercedes in Germania, realizzato dei motori miniaturizzati che vengono inseriti all'interno dei profili. Per cui ogni serramento nostro può essere automatizzato. Questo dà la possibilità naturalmente di realizzare degli involucri efficienti dal punto di vista energetico, perché collegati a sensori e gestiti da software ti consentono di rendere, di ottimizzare lo scambio energetico tra interno ed esterno, sfruttando quello che l'ambiente ti mette a disposizione. Però, sempre tornando a quello che dicevo prima, questo ha comportato la necessità da parte nostra, per aiutare i nostri clienti a modificare il loro modo di lavorare, perché hanno dovuto affrontare una tecnologia completamente nuova che si avvicina all'ambito elettrico, e quindi imparare nuovi metodi di lavoro, nuove tecnologie, e anche a collaborare con attori all'interno dell'edificio con i quali prima, ad esempio l'impiantista elettrico, con i quali prima non avevano rapporti così, così stretti e così vicini.